Dottor Sanguinetto, che è direttore generale di Banca Carige, la prima delle almeno due sollecitazioni del pomeriggio al dottore è questa. La cassa di risparmio è un paradigma, un archetipo in tutta Europa di banca locale che normalmente portandosi dietro, essendosi portata dietro, portandosi dietro ancora in molti paesi d'Europa, in Italia meno, dopo la riforma che ha visto la nascita delle fondazioni, portandosi dietro normalmente anche una proprietà pubblica o parapubblica che ha sempre connotato un surplus di attenzione che doveva essere poi attentamente gestita, di attenzione obbligata per il territorio, per la sua economia, qualche volta per la sua società. Banca Carige, come molte casse di risparmio italiane, sia che poi siano confluite in grandi gruppi, sia che come il vostro siano rimaste autonome, o altre casse di risparmio in Europa con diverse formule strategiche hanno in questo quindicennio, ventennio, in cui invece la parola d'ordine era il privato, il mercato, l'impresa profit oriented, hanno declinato in diversa maniera questo verbo, d'accordo? Questo verbo che adesso è drammaticamente messo in crisi già da un mese, tra l'altro. Si è aperto un mega dibattito se il verbo debba essere cancellato a tutti i costi per tornare a formule di banking di tipo servizio pubblico e quant'altro. Per una cassa di risparmio medio grande che ha ancora una quotata, ma che ha ancora una fondazione come azionista di riferimento, cosa significa oggi essere banca effettuale? Sì, tanto credo di dover fare una precisazione, che noi nasciamo cassa di risparmio e non rinneghiamo affatto questo ruolo, cioè banca altro. No, non lo rinneghiamo affatto questa origine, anzi direi che è la nostra forza, così come Camillo Venesio dice il fatto di essere concentrato lì e ben organizzato, io faccio la banca bene. Noi diciamo siamo nati, scusatemi, permettete questo termine, banca pubblica, però dopo la legge Amato abbiamo seguito una strada che ci ha differenziato da tutte le altre casse di risparmio italiane. In questo senso, noi abbiamo avuto, io dico la fondazione, poi ognuno può la fortuna, poi ognuno può valutare secondo come ritiene di analizzare le cose, secondo le proprie visioni. Comunque dico, noi abbiamo avuto la fortuna di abbiamo avuto la fortuna di avere una fondazione che ha sposato una politica che appunto ci ha differenziato dagli altri, politica che è stata di questo tipo: valorizziamo, sviluppiamo il nostro investimento nella banca confederale, dopo che con la legge Amato si è scorporata la banca dall'attività pubblica di erogazione di sostegno del territorio, attraverso la crescita della banca partecipata. Cosa vuol dire attraverso la crescita? Consentendo a questa banca di andare in borsa, di fare degli aumenti di capitale che sono stati collocati sul mercato, con rinuncia da parte della fondazione ai propri diritti di opzione sugli aumenti di capitale. Quindi apparentemente la fondazione ha rinunciato a qualche cosa, perché ha azzerato dei valori che erano i diritti di opzione, specie nel momento in cui si mette in borsa nel 95 e nel 98 quando siamo andati sui mercati internazionali per trovare anche soci esteri. Di fatto cosa è successo? Che la banca che nel 95 appunto quando è andata in borsa era di circa 120 sportelli, oggi è di 640 sportelli, il total asset è quintuplicato, i valori di carico, ora la borsa di questi giorni ci penalizza un attimino come tutti, però i valori di carico della fondazione sono passati da 1 euro per azione, eravamo arrivati a 4 più o meno di capitale eccetera, quindi immaginate come si è valorizzato il patrimonio della fondazione. Dall'altro punto di vista, quello che interessa più a noi, cioè la banca ha potuto svolgere una sua attività di crescita attraverso acquisizioni, attraverso aperture di nuovi punti vendita per vie interne, quindi una crescita per vie esterne, acquisizione di sportelli, acquisizione di piccole banche, e per vie interne nuove aperture di sportelli.
questa senza rinnegare la natura appunto originaria di Cassa di Risparmio e di banca legata al territorio. Noi abbiamo cercato di ripetere nelle zone dove siamo andati quel modello di multilocalismo che caratterizzava la banca originaria, che era Genova Imperia. Siamo andati a Carrara, abbiamo preso la Cassa di Risparmio di Carrara, abbiamo mantenuto l'autonomia di questa banca, accentrando i servizi, facendo diventare banca rete, cioè ha una direzione crediti e una direzione generale, una direzione commerciale soltanto, però in quel territorio è lei che conosce le imprese e quindi ha il dialogo specialmente con la piccola e media impresa, e così lo stesso si ripete a Savona, si ripete a Lucca, si è ripetuto in Sicilia, si è ripetuto nel Veneto dove siamo andati 6 mesi fa, proprio per mantenere quella vicinanza al territorio che secondo noi è il punto che ci dà un vantaggio competitivo. Perché un vantaggio competitivo? Nei rapporti con la grande azienda è chiaro che questi vengono valutati dalla direzione generale, vengono valutati a Genova perché la valutazione è molto documentale, si basa sui bilanci, si basa su informazioni pubbliche, su relazioni con i vertici di tipo diverso. Ma con la piccola e media impresa non si può ragionare, fare il rete interno imposto da Basilea 2 solo guardando i bilanci, conoscendo l'economia italiana, no? E se si vuole seguire la piccola impresa bisogna essere presenti sul territorio, conoscere il territorio, conoscere le specificità. Io cito Carrara, una città basata sul marmo, ha delle specificità che ora qui evito di ripetere, però molto particolari. Se non le conosci non darai mai credito a quelle aziende, che invece vanno benissimo, che forse anche in una fase di recessione come quella tale, dato che il marmo bianco di Carrara si fa solo a Carrara, ci sarà una flessione, però credo che bene o male di competitori non ce ne sono e quindi si riesca sempre a sopravvivere. Sono cose che conosci se sei sul posto. I consigli di amministrazione sono locali, quindi hanno i rapporti con gli enti, con le aziende, con le associazioni di categoria. Questo è un modello un po' particolare, una ex Cassa di Risparmio che è cresciuta con una fisionomia un po' diversa, ma che secondo noi è un modello che sta sul mercato bene, così come Camillo Venezia sta sul suo mercato con un'azienda privata e Valonia con la Popolare. Abbiamo delle caratteristiche specifiche che ci contraddistinguono e ci consentono di essere competitivi. Se ho ancora 2 minuti però, io vorrei fare un collegamento con la mattinata, dove questa mattina si è parlato di macroeconomia, di grandi temi, qui parliamo di cose un po' più terra a terra, un po' più vicina alla vita di tutti i giorni, però la vita di tutti i giorni è condizionata da quella di stamattina, perché mentre fino a qualche tempo fa si diceva il problema di trovare i soldi è l'ultimo dei problemi, prendevi l'aereo e andavi a Londra, in mezza giornata portavi a casa 1 miliardo di euro, no? Baroni, credo che non c'è. Oggi è cambiato tutto,